Salve amici di YouTube, le armi italiane della Prima Guerra Mondiale. In questo video vi parlerò dell'equipaggiamento base dell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Non parlerò di artiglieria, anche se poi vi mostrerò, ma mostrerò nel vero senso della parola perché c'è un video e una foto, vi mostrerò un fatto storico accaduto sul Piave in cui il tema centrale era proprio l'artiglieria. Vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché ci sarà una domanda per voi inerente a ciò che dirò in questo video. Un ringraziamento a Giovanni Virgilio che mi ha dato l'idea della domanda a fine video. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti che possono essere recensioni, prove di sparo di pistole a salve, stress test, consigli vari, live e storia. L'Italia, come ben sappiamo, scese in guerra durante il primo conflitto mondiale nel 1915 contro l'impero austro-ungarico. L'arma primaria per la fanteria era il Carcano 1891, detto comunemente Moschetto 91. Il Carcano 91 era un fucile bolt action in calibro 6,5x52. A differenza dell'austriaco 8,56. L'otturatore praticamente andava girato, arretrato per espellere il vecchio bossolo per armare, e poi avanzato e girato poi verso destra per chiuderlo e quindi pronto a sparare. C'era anche una versione accorciata da cavalleria che, oltre che per dimensioni, differiva anche nella baionetta che era estraibile e a pungolo. Qui possiamo notarlo appunto con la baionetta aperta. Le armi corte più conosciute utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale in Italia furono ben tre. Iniziamo con il revolver Bodeo. Di revolver Bodeo ce n'erano due versioni, una senza il punticello, che era per soldati semplici, e una per ufficiali con il ponticello sotto al grilletto, entrambe in calibro 10,35x20. Un'altra pistola utilizzata durante la Prima Guerra Mondiale, soprattutto dagli ufficiali, fu la semiautomatica Glisenti che funzionava con il corto rinculo, ovvero che quando sparava la canna arretrava solidale all'otturatore per un po', poi si staccavano canne otturatore ed espelleva il bossolo e poi tornava in chiusura in posizione iniziale. Poi fu affiancata alla Glisenti 1910 in calibro 9x19 Glisenti la sua gemella Brixia 1913. Andiamo a vedere queste pistole da vicino, così capirete anche perché le chiamavano le Luger dei poveri. Ed eccola qui. Sembra una Luger ma senza il meccanismo a ginocchiello. Qui la sua gemella Brixia 1913. Dato lo scarso successo della Glisenti 1910, insieme alla sua gemella Brixia 1913, si sentì la necessità di una pistola semiautomatica molto più semplice e molto più efficiente. E fu il turno della prima pistola semiautomatica Beretta, la Beretta 1915, sempre in calibro 9x19 Glisenti, ma molto più semplice, molto più funzionante e ovviamente migliore della Glisenti e della Brixia. Andiamola a vedere da vicino. Si presentava molto più semplice con un carrello otturatore. Il carrello era molto simile per forma a quello delle odierne Beretta, ma il mirino era sulla canna. Sempre in calibro 9x19 Glisenti, e il carrello, quando finivano le munizioni, restava in apertura. L'holdopen della Beretta 1915 funzionava proprio come l'holdopen di questa Walther PPK a salve, ovvero che finite le munizioni, il carrello restava in apertura bloccato
bloccato dal caricatore, dall'elevatore del caricatore. Per far tornare il carrello in chiusura, bastava premere la levetta di sgancio del caricatore, togliere il caricatore e la pistola tornava in posizione iniziale. Poi, per caricare un nuovo caricatore, bisognava inserire il caricatore e ricaricare. Nel 1914 la Fiat non faceva soltanto automobili, infatti nel 1914 fece la Fiat Revelli 1914, che era la mitragliatrice che equipaggiava l'esercito italiano. Andiamola a vedere da vicino. La Fiat Revelli 1914 usava dei pacchetti da 50 colpi, sparava in automatico e aveva il raffreddamento ad acqua. Infatti, quel fusto intorno alla canna serve proprio per contenere acqua. Avete mai sentito parlare del pezzo bravo? Ecco, il pezzo bravo era proprio quel pezzo di artiglieria di cui vi avevo accennato. Fu una mossa strategica insolita quanto positiva. Perché? Perché di solito l'artiglieria viene messa nelle retrovie. Questa volta invece, data la situazione, dato che gli austriaci, gli austro-ungarici scendevano a massa dall'altra sponda del Piave, fu deciso di far mettere un cannone ad alzo zero. Alzo zero significa che sparava dritto per dritto. Quindi questo cannone cosa faceva? Andava a decimare le truppe nemiche in arrivo. Questo cannone sparò fino allo sfinimento, sparò di continuo, finché un colpo di artiglieria austriaca non colpì il cannone, purtroppo uccidendo anche molti dei soldati che c'erano intorno. Tra quei soldati che erano intorno, tra i caduti che erano intorno a questo cannone, c'era un cappellano che aveva una macchina fotografica al collo che fotografava istantaneamente tutte le volte che questo cannone sparava. E ora quindi vi regalo un video in cui si vede questo pezzo bravo in azione e la foto scattata proprio nell'istante in cui questo cannone è saltato per aria, e vi faccio quindi vedere che situazione c'era. Qui possiamo vedere il cannone che spara di continuo. Nella parte inferiore della foto vediamo gli italiani subito dopo l'esplosione del cannone e sopra gli austriaci che scendono a massa. Guardate il mitragliere che punta verso destra, molto probabilmente scendevano altri soldati austro-ungarici da un altro lato, è impressionante. Avete visto? Veramente, ok, noi parliamo della guerra come un avvenimento storico, alcune volte quasi avendo un senso di fascino, di orgoglio sulla guerra. Ok, l'Italia fece una grande impresa a livello militare, ma non c'è niente di bello in una guerra. In quella foto che vi ho fatto vedere, in cui ci sono i soldati austro-ungarici che scendono dall'altra sponda del Piave, i caduti vicino al cannone appena saltato per aria e la mitragliatrice e il soldato con la mitragliatrice che punta verso il lato destro della foto, significa che quegli uomini, quelle persone hanno visto cose che noi neanche immaginiamo. Perché voi immaginate il mitragliere che mi è rimasto impresso. C'erano i soldati che venivano dalla sua sinistra. Una parte dei soldati italiani puntava verso quel gruppo di austro-ungarici che scendeva dall'altra sponda avanti, da davanti, e il mitragliere era scoperto sul suo lato sinistro, mentre doveva puntare molto probabilmente altri austro-ungarici che venivano dalla sua destra. È impressionante, è impressionante. Quel soldato che il mitragliere, molto probabilmente, penso che se è rientrato vivo a casa avrà avuto gli incubi per anni, perché veramente a livello psicologico penso che queste situazioni facciano davvero tanto male. Pensate che il mio bisnonno raccontava a mio padre che fino a qualche anno dopo che finì la guerra, anche quando andava in campagna, doveva avere sempre il fucile da caccia appresso, perché ormai si era abituato che stare in giro significava rischiare di essere attaccati dal nemico. Era ben consapevole che non c'era nessun nemico più una volta finita la guerra. Però
Però ancora c'era quell'abitudine, ancora c'era quel meccanismo mentale di stare attenti a non farsi sparare. È impressionante. Dato che siete arrivati fino a qui, ecco a voi la domanda di cui vi avevo accennato. Come venne soprannominata la Clisenti 1910 e la sua gemella Brixia 1913? Datemi la risposta nei commenti. Prima di salutarvi, vi vorrei consigliare un gruppo sulla piattaforma blu chiamato Armi e Pistole a Salve, in cui ci sono tanti appassionati di armi come me, tanti miei video caricati sul gruppo e in cui ci sono tante persone appassionate e possessori di pistole a salve con cui scambiare opinioni e consigli. Detto questo, spero che il video sia di vostro gradimento e se così è stato, mettete un like ed iscrivetevi per essere aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!